Fine dell'astinenza da gol e appuntamento con la vittoria ritrovato per il Bitonto, primo Ugaso la panchina nero verde per il duo Modesto Santoruvo e ultimo posto che diventa momentaneamente solo un lontano ricordo. La copertina di giornata se la prende un membro della vecchia guardia, Quell'Oris Palazzo, capace di disegnare una parabola sopraffina, utile ad espugnare il temibile campo della palmese. Parte dalla panchina Chacon, nel bitonto, dentro Stasi per dar maggiore ampiezza all'attacco contro l'offensivo 3-4-3 Campano. Di Palazzo e Tedesco le altre due malle in attacco, complice l'indisponibilità di Figliolia. Nella palmese, Pietro Pinto ritrova solo per la panchina la freccia peluso a destra, c'è caro al suo posto e puntoriere il Cliente più ostico là davanti. Nei rossoneri è tuttavia Silvestro il più ispirato: rientra da sinistra e scalda i guantoni di Diame. Più pericoloso quando chiude il triangolo con Fusco, bravo l'estremo difensore ospite in uscita. Si iscrive alla partita anche Galdian: tanta libertà ma poca sostanza. Timido ma insidioso quando attacca il Bitonto. La portata di Muscatiello chiama Moccia al super intervento in corner. Sliding doors della partita al 41esimo. Palazzo con cura maniacale posiziona la sfera e supera Moccia con una parabola imprendibile. Vantaggio Bitonto. Digiuno da gol terminato per i Verdi e per il capitano al primo gol del suo campionato. Al rientro dagli spogliatoi anche la chance per il doppio gancio il Bitonto. Clemente, furbo nel recupero, Palazzo con un colpo da futsal non trova impreparato Moccia. Di Pura il resto della partita Silvestro prova a imitare Palazzo Ma la sua punizione accarezza soltanto L'incrocio, da mani nei capelli L'occasione nel finale per la Palmese Palazzo generoso in difesa Ma Maldeso nel tocco, favorisce L'entrato per uso, Murato alla grandissima Dadiame. me. una parata salva Il risultato, che vale il successo per il Bitonto, blitz esterno contro Una diretta concorrente, ora scavalcata Anche in classifica, Neroverdi Che viaggiano a braccetto con il Gravino In zona playout. out Murgiani avversari di Palazzo e Compagni domenica 10 dicembre al Comunale di Bitetto.